Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi guardiamo la settimana numero 5 di Fortnite in ogni sua missione. Ragazzi, andremo ad elencarle e a vedere come poter risolvere ogni vostro dubbio su come poter portarsi a casa le 7 sfide e guadagnare quindi un bel po' di stelline per il pass battaglia, ma anche di punti esperienza extra. La prima sfida, ragazzi, quella da 5 stelline: infliggi danni agli avversari con una granata, appiccicosa o con una granata puzzolente. Una sfida molto molto easy, ragazzi, direi che non c'è nessun problema nel portarsela a casa. Potete scendere in qualsiasi posto, potete anche farla in team in modo da essere più veloci a portarvi a casa le 5 stelline del pass battaglia. Mi raccomando ragazzi, vanno bene granate normali, granate appiccicose o granate puzzolenti. Sfida numero 2, ragazzi, usa 3 portali. Beh ragazzi, io vi consiglio di buttarvi qui dove sono io, ragazzi, dove mi sto lanciando io in questo momento, perché nella nuova parte di mappa i portali sono veramente tantissimi. Basterà solamente utilizzarne 3 e completeremo la seconda missione da 5 stelline. Vi ricordo anche che i portali si trovano anche vicino agli idoli. Ce n'è uno vicino a Tomato, ce n'è uno vicino a Crocevia del Ciarpame, ce ne sono veramente tanti. Ma anche qui, ragazzi, basta avere un attimino l'occhio un pochettino più lungo in modo da recuperare 3 portali. Li trovate più dalla parte esterna di là. Sto atterrando qui, ragazzi, non a caso. Vedete che hanno preso adesso un portale. Non sto atterrando qui a caso perché, ragazzi, questa invece è la posizione della stella segreta, raga, della stella segreta. Voi forse non lo avete visto, ve la faccio vedere adesso, ragazzi, perché abbiamo anche una mappa incredibile della stellina segreta della nostra missione. Questa è la stella che vi farò vedere dopo, ma questa, ragazzi, è la schermata di caricamento, la schermata finale della settimana numero 5, quella che ci viene regalata insomma quando completiamo tutte le missioni. E se notate bene, ragazzi, c'è qualcosa di particolare lì sotto ai piedi del Tyrannosaurus Rex. Guardiamolo un po' meglio, ragazzi, c'è il punto esatto della stellina segreta. Beh ragazzi, quel punto esatto è... sono andato io. Quel punto, ragazzi, è esattamente qui dove sono io. Vi faccio vedere nella mappa qual è la posizione. È esattamente qui nei quadrati H9, e come vedete, ragazzi, la casa che era assegnata ha un cactus sulla sinistra, un cactus sulla destra e un cactus davanti. Andiamo a rivederla molto velocemente. Come vedete, i due cactus ai lati e il cactus più avanti ci fa capire che la stellina, ragazzi, è esattamente in cima a questa struttura, ragazzi, che si trova appunto nella parte nuova della mappa. E dopo aver fatto, ragazzi, anche la stella segreta, dopo aver visto anche la stella segreta, proseguiamo, ragazzi, con la terza missione da 10 stelline, ragazzi. Cerca 7 da 5 stelline, cerca 7 forzieri a Crocevia del Ciarpame. Ce ne sono veramente tantissimi, ragazzi, di forzieri a Crocevia, ma ve le faccio vedere in modo che possiate decidere qual è il vostro punto migliore di atterraggio per eventualmente essere più veloci. Come vedete, ce n'è già uno qui sotto, ragazzi, eccolo qua, il primo forziere. Il secondo è lì nascosto, lo vedete? Il secondo è qui. Ce n'è uno anche dietro qua, a volte c'è, a volte non c'è. Fatemi vedere se questa è la volta buona. Ne potete trovare anche uno qui, oggi non c'è, a sinistra.
senza problemi. Ce n'è uno molto interessante che è nascosto qui, ragazzi. Potreste addirittura pensare di scendere fuori e andare a prendervi questo forziere. Ce n'è un altro qua in alto. Di solito è qui dove sto picconando, adesso non c'è. Ce n'è uno anche sopra qui, ma oggi sembra che non abbiano voglia di apparire. Ce ne sono alcuni dentro, ve li faccio vedere. Vi faccio vedere le posizioni dei forzieri all'interno degli edifici. Uno lo troverete qui. Salite tutti e due i piani e portatevi qui. Uno lo trovate qui. Uno lo potete trovare qui. Sopra. Eccolo lì. Nascosto qui. E dovrebbe essercene un altro. No, quasi certamente c'è l'ultimo che potete trovare qui. Quindi 7 forzieri al crocevia del Cerpame. Niente di difficile, ma tranquillamente fattibili. Proseguiamo, ragazzi, proseguiamo, non c'è bisogno di tagliare il video. Altra sfida da 5 stelline del pass battaglia: fai 3 buche nei diversi T. Cosa sono i T? I T, in poche parole, sono quelli che noi in italiano chiamiamo in gergo buche del golf. Quindi basterà semplicemente prendere la vostra emote della pallina da golf e portarvi su 3 diverse bandierine delle diverse buche nel campo da golf che si trova a Borgo Bislacco, e completeremo anche la missione da 5 stelline. Andiamo, ragazzi, a vedere invece le missioni, quelle da 10 stelline. Voglio un attimo dirigermi in modo che vi faccio vedere verso Montagnole, perché servirà più avanti. Missioni, ragazzi, da 10 stelline. La prima: elimina 3 nemici. Prot, pulita, come volete, con qualsiasi arma, in qualsiasi modo, basta solo che ne killate 3, quindi niente di difficile. La seconda: elimina 3 nemici a rapide rischiose. Quindi paradossalmente, ragazzi, si può fare una doppia missione: killando 3 nemici a rapide rischiose prenderemo 20 stelle del pass battaglia. Molto molto strano aver inserito una missione così. E come ultimo, ragazzi, segui la mappa trovata a Greasy Groove. La andiamo a vedere insieme. Eccola qua, ragazzi, la mappa trovata a Greasy Groove ci suggerisce che ovviamente... ci suggerisce ovviamente che rimane a Montagnole Maledette la mappa, ragazzi, la stellina segreta, facilissima da capire, non c'è bisogno che io rientri in partita. Quella che vedete è la chiesa principale, la più grande. Se la guardiamo dal mare verso di fronte, nell'edificio alla sua sinistra troveremo la stella della settimana numero 5 della mappa. Beh, ragazzi, io spero di avervi aiutato tantissimo con tutte le stelline del pass battaglia. Vi mando un abbraccio grandissimo e, come al solito, sbaglio a tirarmi via. Un abbraccio grandissimo, un bel like, raga, se vi è piaciuto questo tutorial. Mi raccomando di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!